Interessantissima questa esperienza a Sorgono, sia da un punto di vista di degustazione e di team, di lavoro con questa squadra formidabile, ma la cosa che ci ha sorpreso è esplorare quest'area continentale, questa zona, questi vigneti antichi che hanno più di 100 anni e che raccontano di un'altra Sardegna e della fatica e di altri tempi. Della Sardegna si è scoperto ormai un po' tutto e in tutte le zone, quelle che sono legate anche al grande turismo, che dalla Gallura piuttosto che dalla di Dorgali, di Sulcis, hanno già dato dimostrazione di grande potenzialità e di grande qualità. Ma una zona che nessuno ha ancora veramente esplorato in profondità, forse perché proprio più lontana dalle coste, più lontana dal turismo, probabilmente è questa. La domanda: ma che cosa si può fare di nuovo in Sardegna? Io partirei proprio con il recuperare quello che è stato un po' abbandonato e che i vecchi in quei tempi, se hanno scelto di sviluppare in quei certi luoghi una certa viticoltura, un significato certamente lo avevano. Certo, oggi con la testa di oggi, con la conoscenza di oggi, si possono rettificare dei passaggi, si possono evitare degli errori, si possono quindi fare delle scelte più consapevoli, conoscendo che cos'è il terroir e qual è la vocazione ideale di ogni varietà. E quindi la scommessa qui potrebbe ripartire per dare una versione della Sardegna nuova, diversa, ma così autorevole da diventare, come dire, anche un motivo di interesse, forse più di quelli blasonati e conosciuti, ma anche un po' hollywoodiani delle coste legate al turismo. Qui è una cosa più, un'avventura più difficile, più seria, ma che potrebbe dare, come dire, risposte inaspettate. Bisogna metterci un po' di pancia, cioè un po' di istinto, un po' di passione, qualche soldino e un po' di attenzione forse anche da parte proprio della regione, della politica, delle dinamiche sia agricole che politico-commerciali. Nel caso fosse, io qualcosa di mio metterei volentieri.